Sono Marta Fontana, sono un'artista visiva, mi occupo soprattutto di installazione, arte concettuale, lavoro molto a partire dalla materia, ma per il suo significato storico e simbolico, se vogliamo dire. E vivo qui appunto da 23 anni e sono giunta per motivi familiari e devo dire che proprio l'incontro con l'isola è stato quello che mi ha fatto scegliere la strada della ricerca artistica pura. Provenivo da un mondo legato più magari all'illustrazione, ma sempre in una sfera adulta. E poi invece venendo qui, trovando questo materiale che erano appunto le ocre naturali della miniera del Becco abbandonata, ho avuto la spinta per dire, beh, qui c'è del materiale molto valido, ricco anche di storia, di spessore, e quindi ho cominciato la mia ricerca, che è partita più, diciamo, in formato pittorico, ma poi via via si è sempre più evoluta ed è diventata anche arte partecipativa. Mi occupo molto di arte nel sociale e di arte partecipativa. Questo è iniziato sull'isola circa nel 2011 con un progetto in realtà di ecologia rivolto alle scuole e anche ad adulti e poi invece ad un gruppo di donne che si incontrava nel centro sociale e in realtà lavoravano molto all'uncinetto, era un fare abbastanza molto ristretto questo gruppo, molto femminile e quindi l'idea è stata quella di invece partendo dai loro centrini ad esempio abbiamo creato delle matrici di stampa e quindi si è proprio evoluto sempre di più un percorso che è partito da questo gruppo di donne, poi ha abbracciato in realtà tre gruppi di 15 persone dove in realtà i partecipanti erano appartenenti a tutta la comunità e si realizzavano dei lavori che poi trovavano anche diciamo, significato dal momento finale in cui c'era una grande performance o si riunivano i risultati di questi laboratori. Quindi fondamentalmente l'elemento femminile è uno degli aspetti che forse ha studiato maggiormente o Sì, che l'hanno di interessata in più. particolare di più. Sì, devo dire che un po' anche per mia indole, perché sono da sempre molto incuriosita, soprattutto anche dalla letteratura, per esempio, femminile, e devo dire che nel mio percorso, quando ho cominciato ad occuparmi di concetti, ho incrociato spesso la figura femminile che mi ha proprio coinvolta. Per esempio, ho dedicato una lunga ricerca a Joyce Lussu, e soprattutto il suo rapporto con la Sardegna, ai suoi tentativi di emancipazione, diciamo, no? Verso i gruppi di donne dei paesi più magari isolati della Sardegna, dove lei andava, cercava di spronare le donne ad uscire da casa e quindi a liberare le loro energie creative che erano invece costrette al ruolo domestico. E d'altro canto, per esempio, nello stesso periodo mi sono interessata anche ad una scrittrice, poetessa, addirittura anche documentatrice e attrice, che è stata Farrukh Farrukhzad, iraniana, che poi è morta giovane, e più o meno nello stesso periodo, forse appena appena dopo, Farrukh Farrukhzad, in un paese in cui comunque la donna era, penso, abbastanza segregata nella casa, nei ruoli anche di domestici, però lei invece con la sua energia personale è stata proprio una, come si può dire, qualcuno che ha rotto delle barriere in modo anche folgorante, cioè lei è stata piena di passione, è stata proprio uno scoppio di queste energie femminili, diciamo così, che poi che avevo inquadrato un po' come con delle caratteristiche che poi sono condivise anche, diciamo, nella figura maschile, ma sono appunto il prendersi cura sia delle cose che delle persone, il mantenere le relazioni, essere mediatrici, essere conservatrici, diciamo, del sapere. Questo viene identificato in genere con un aspetto molto femminile, insomma, della personalità, sia nell'uomo che nella donna. E quindi questo mi aveva interessato. E per esempio lei aveva utilizzato tutti gli oggetti della casa, però diciamo, proprio ribaltati così, nella loro funzione e quindi per trasmettere appunto questa necessità di rottura di alcune barriere per poter esprimere in modo diverso, insomma, in ambiti altri rispetto a quello domestico, delle energie appunto di tale, insomma, con quelle caratteristiche più femminili. Tuttora sta realizzando delle opere legate, diciamo, alla vita quotidiana Sì. delle donne. Sì. Quella che vediamo per esempio in basso mi sembra di capire sia un'opera Sì, che adesso è appoggiata, in guarda, è realtà dovrò poggiata, ripetere è nel in vuoto. fase di Sì, allestimento, di allestimento. preparazione, E però. qui c'è anche, sì, qui c'è anche il fattore partecipativo, perché a parte Esatto. essere, diciamo, la base è una rete del letto degli anni 50 che, liberata dalla sua struttura, appunto solida e ferma, di metallo,
tagliata diventa invece malleabile e libera nello spazio. L'ho utilizzata già anche in altre opere e qui serve anche come supporto, a parte l'indicare gli intrecci, no? I collegamenti, le reti, questi nodi, questi passaggi di informazione, questi essere legati in una rete. Poi ho fissato in alcuni punti queste piccole realizzazioni che sono fatte in gresso o in terracotta, in gresso nero o bianco, e sono le impronte di dita di donne che ho invitato a venire nel mio studio, oppure in parte anche ho fatto io pensando a loro, che sono state importanti magari nella mia vita o come dei riferimenti. Sono delle impronte di dita che ricordano il fare domestico della pasta, le orecchiette, insomma, e quindi si usa diciamo, la punta delle dita, che è un agire molto multisensoriale, diciamo, e quindi anche molto sottile come lavorazione. Poi invece ci sono dei momenti in cui utilizzo invece molto il sentire più di pancia, lo chiamiamo così. Comunque, sono disposte secondo tre nuclei che hanno dei passaggi, diciamo, ci sono come delle contaminazioni fra di loro, proprio a ricordare che appunto le figure o queste energie femminili sono state quelle che hanno permesso probabilmente lo scambio del sapere, della conoscenza, o comunque uno sviluppo alto rispetto a quello bellico della caccia, ecco. E quindi ci sarà una serie di opere e spero di inserirle in un contesto teatrale con i testi di Carla Lonzi, vorrei tanto, che è stata questa critica appunto d'arte che poi è diventata femminista, poi è ritornata alla critica, insomma sto studiando, mi sto interessando, ecco, diciamo che come ho studiato Joyce Buss per tanti anni, adesso sto entrando in questa dimensione di Carla Lonzi e vorrei appunto destinare queste opere ad un monologo teatrale dove si possano leggere dei suoi testi, si possano insomma far conoscere i suoi pensieri. Bene, allora restiamo sempre sul tema del femminile e delle donne. Con Ludica 24 io mi sto occupando della presenza o non presenza all'interno dell'assetto viario, delle strade e dei luoghi del paese di Carloforte, della comunità di Carloforte, di figure femminili, che significa la toponomastica femminile. Ci sono, a suo pensiero, a sua idea, delle figure di donne locali e non, oppure dei momenti che potrebbero essere oggetto di ricordo all'interno dello stradario, oppure anche semplicemente un'aula all'interno di una scuola, uno spazio pubblico in generale. Sì. Allora, io ho un'idea abbastanza precisa riguardo a questo, perché proprio anche grazie agli incontri di questi giorni, stavo riflettendo su questo fatto che qui a Carloforte noi abbiamo una salita che tutti quanti conoscono con il nome di Rippa da Pimpina, e nessuno come Via Genova, almeno io per esempio non conoscevo, non sapevo che si chiamasse Via Genova. Quindi all'interno di questa via, di questa salita, ovviamente c'è la casa dove, di proprietà della famiglia, di questa, si chiama Giuseppina Farris, il nome corretto, e lei era l'ostetrica che ha fatto nascere praticamente quasi tutti i carlofortini perché era l'unica, soprattutto all'inizio Novecento, fine Ottocento, inizio Novecento. Ho ritrovato appunto l'attestato dove appunto si legge che lei proprio ha fatto un esame presso l'Università di Cagliari e quindi ha avuto lascia passare diciamo ad operare come ostetrica a tutti i livelli nel 1896 e quindi questa via che in realtà tutti già conosciamo come la via da Pimpina che è sotto il nome di Giuseppina Farris secondo me potrebbe semplicemente essere proprio chiamata via Giuseppina Farris, no, da Pimpina, sotto c'è già Ripa da Pimpina, vabbè. Però diciamo che quella parte di Via Genova, quindi potrebbe essere, Via Genova potrebbe essere un po' decurtata, se si può. E tutto il resto della salita potrebbe essere invece dedicato a lei. E quindi mi ha anche avuto lo stimolo per cominciare a interessarmi meglio alla sua storia personale, che penso sia stata veramente eccezionale per l'epoca. Bene, e c'è invece qualche occasione particolare nazionale, qualche figura nazionale, qualche momento della storia Sì. che ha visto Carloforte protagonista del femminismo, per Sì, esempio? infatti. Un altro fatto che appunto mi piacerebbe ricordare anche nella toponomastica, se potessi, come si ricordano, non so, le battaglie storiche, qui sull'isola abbiamo invece accolto una vacanza molto particolare, la vacanza appunto delle Femministe nel 1975, ideata pressoché penso appunto da Lea Melandri, ma forse altre di questo nucleo storico. Tra l'altro Lea Melandri frequenta l'isola da sempre, da quell'epoca. E avremo il 50° l'anno prossimo. E quindi diciamo che c'è stata questa vacanza femminista che è stata un po' una rivoluzione anche per l'isola perché
diciamo che è stata notata. Ovviamente le donne molto più libere, molto più aperte, più indipendenti, però mi hanno anche, adesso sto raccogliendo testimonianze, per cui veramente è stata una vacanza proficua a livello di scambio di idee, perché anche è stata vissuta da donne provenienti da altre parti, non soltanto d'Italia, ma anche d'Europa, e quindi uno scambio bellissimo che è continuato poi negli anni, e mi piacerebbe che anche questo rientrasse, proprio perché da voce proprio questa idea del, no, della rivalsa un po' femminile, che qui non abbiamo tanta presenza, invece ecco, esatto, potrebbe essere significativo questo. Bene, va bene, io la ringrazio del suo intervento e possiamo anche chiudere in questo modo.